It's been a long road trip. Last game is tonight. And I know I want to get out of here with the win. We'll be back in front of the home crowd soon. But now's not the time to be looking ahead. I need to step up my game and help this team get it done. No excuses. Bella ragazzi e bentornati in questo nuovissimo episodio su NBA 2K16. Questa volta affronteremo i Milwaukee Bucks. Ma che capelli ha OJ Mayo? Ma porca miseria! Comunque, palla 2 e io ovviamente parto dalla panchina. Ecco che ripartiamo e finalmente sono in campo. Prova a seguire gli schemi. Anche se comunque parlavo nei commenti con qualcuno di voi l'altra volta che mi ha detto che comunque io sto giocando troppo da play, ma anche LeBron James gioca troppo da play. Cioè ognuno ha il suo stile di gioco, ragazzi, è un videogioco e quindi l'importante secondo me è divertirsi, mannaggia la... Stoppata! Stoppata! Dai! Oh, to! Ma che cazzo? Era liberissimo sotto canestro, gran contropiede, assist, stoppata e assist. Stavo dicendo, comunque ognuno gioca a suo modo e io sono un po' una alla piccola, a cui piace condurre il gioco, ecco. Cioè, ognuno gioca come vuole, ragazzi. Assolutamente. Bayliss, adesso. Bayliss per Parker, porca miseria. Ero lì però, eh. Seguo ancora lo schemino, ma sono liberissimo. Strano, a difficoltà superstar essere così liberi. Chiedo palla, me la passano. Però vedo che mi stanno già marcando abbastanza bene. Quindi provo a passarla. Oh, attenzione, perché Green era liberissimo. Brutte marcature da parte di Milwaukee, 16-14. Tanto mi faccio vedere, Green ovviamente sta seguendo lo schema e quindi non mi caga. Io provo a smarcarmi da quest'altra parte. Chiedo proprio palla Green, provo il tiro subito e la piazzo in questo modo. 20-17. Green, proviamo a ripartire. Io ci sono, Green. Se vuoi provare a farmi fare un paio di driblozzi contro Middleton, si potrebbe anche provare, ma non vorrei fare stronzate. Tanto un paio di dribbling, riesco ed è boom, shakalaka! Prova ad andare a rimbalzo e ce la faccio anche. Ennesimo rimbalzo per Miracle. Il passaggio per Winslow, che è abbastanza libero. Che sbaglio però, porca merda. Ancora palla mia. Stavolta però Middleton non vuole farmi passare. Io provo a giocarmela dietro la schiena. Porca miseria, porca. Ero smarcato però stavolta, passami. Middleton è un po' pifferoso per quanto riguarda la marcatura e quindi vado dentro. E qua ci sono io, questo è fallo. Ma cosa stai dicendo, Miracle? Questo è fallo. Grande strada. Dai che andiamo. Dai che buono. Il primo va. Ed eccola qui. La scritta aggiornamento richiesto. Torna al menu principale. E la stessa cosa succedeva con il 2K15. E qua ho fatto una cazzata abnorme però. Non ho capito perché, pure non era tanto sbagliata la linea. Andiamo in 10. E la piazzano. Adesso aggiornamento richiesto ci sarà per tutta la partita probabilmente, ma non me ne frega niente. Non mi interessa, qua dobbiamo giocare. Cercano di distrarmi anche con l'aggiornamento. Ma non importa, adesso è Gerald Green. Mi è sempre piaciuto a me Gerald Green, perché è un buon tripleggiatore, ma fa anche delle schiacciate ingombranti, Gerald, vero? Gerald? Gerald, ma quale cacchio è il tuo obiettivo in questo schema? Ah, il passaggio per Amare Stoudemire. Che non sbaglia! 25-21. E sta per finire, anzi finisce, il primo quarto. Ecco qui. La più grande differenza è l'endurance. Both mentally and physically. The college season is what? 30-40 games max? It's not even halfway through an NBA season. Plus, you're playing against the best talent every night. I'm just trying to put in work, get in the gym, study film, and prepare myself for each and every game. Stavo dicendo, ecco qui Miracle che parla delle differenze tra NBA e college. E poi torna in panchina con sto piffero di aggiornamento richiesto.
Prova ad entrare, Lual prova a farmi muro. Non ce n'è però. Prova il fintozzo, non ci casca però Vasquez. Stoudemire era pronto a ricevere. Prova ad andare via con un paio di dribbling e piazza questo canestro. E dai. Tante volte ragazzi si parla molto di seguire gli schemi, Ale segui gli schemi, però tante volte bisogna usare la propria testa e cercare di arrivare anche al canestro senza usare lo schema. Non è una cosa obbligatoria. È importante, ma non è obbligatoria. Dragic! Dai! Mi smarca a sinistra, dove credo che ci sia Belis che... Attenzione però, Dragic, vai! Bella! Oh, c'è cascato! Cazzarola! E vai! Un punto solo ci divide. Entro praticamente a 3 minuti circa dalla fine. Attenzione perché qua ho fatto un paio di cagate. Vediamo se riesco a prendere altro rimbalzo. E c'è Dwayne che riesce a ricevere questa palla da parte mia, che me la son rischiata parecchio in questo caso. Attenzione! No, dai che andava bene! Dai! Riparte Milwaukee, attenzione! Sbaglia di nuovo, ma no! Ho detto sbaglia, ma la palla è entrata. Attenzione, esco fuori, Bosch. Me la passa, provo un fintozzo, niente da fare. Provo una serie di driblozzi, ma non sono probabilmente ancora bravo per fare ciò! Attenzione, ragazzi! Dietro la schiena! E poi ingresso in sottomano. E non ho capito perché fanno vedere Bayliss, però va bene lo stesso. Action incredibile. E adesso probabilmente supero i 9 punti. Forse. Se riesco a piazzare sti liberi magari ogni tanto. E il primo va. Speriamo di piazzare anche il prossimo. Miami, ragazzi, una destinazione abbastanza ingombrante. Vediamo se poi anche più avanti rimarrò qui. Però è una destinazione abbastanza buona. Fatto che comunque nelle partite stiamo facendo un po' di fatica a vincere, però si lotta appunto per questo, per cercare di portare a casa le partite. Adesso rimango su Belis. Per Middleton che riesce a buttare per terra qualcuno, ma sbaglia. Ennesimo rimbalzo di Miracle, e credo che a questo punto sia l'ottavo. Adesso aspetto un attimo che qualcuno di ingombrante si smarchi. Però mi fido molto di Wade, quindi preferisco passarla a lui in questo momento. Attenzione a Bosch. Bosch non sbagliare. Bravo! E il fallo anche. Quindi si va a 69 probabilmente. E io vado in panchina. Sempre nei momenti più ingombranti. Finisce la partita. Sono rimasto in panchina tutto il tempo, ma non importa, perché è stata una grande partita da parte mia. Una bella dimostrazione per il rookie. Ma abbiamo perso. E come vi dicevo appunto prima, cioè stiamo facendo un po' di fatica a ottenere dei risultati. Però io miglioro di partita in partita, e questa cosa qui mi piace veramente tantissimo. As I was saying, got a real big problem, all this kiddie stuff, your evil twin CC and Dom got you doing a... Che rottura di scatole il fatto che ci sia la scritta aggiornamento richiesto. Ha rovinato praticamente questo video. All this stuff they got you doing to recalibrate your images cost you in the hood, fam. Yo. Peccato, però. The streets is watching, and they're not convinced. Vic, how many times do I have to tell you? The streets ain't always right. Nah. It's always good in the hood. Let's not forget, I am a student of human nature. All right, take your man here. He's playing this here video game is to not address the reason why his brand Jordan sneakers are sitting on store shelves collecting dust. Ooh. Ouch. Okay, what are your suggestions, Victor? He wants you to rob a bodega. I'm sorry. Look, man, I'm not talking about some focus group, all right? I'm talking about the hood. They don't trust you no more. They see you coming to the arenas wearing them tight pants y'all ballers be wearing. Your high water ankles be showing. Your pants is just so tight, man. Your ankles be choking. Air it out some.
People don't see themselves in you anymore. Look at me. People don't recognize themselves in who you are. Okay, you want to recalibrate? Fine, B, go ahead. Recalibrate back to Harlem. Remind these fools where you from. Represent, you know what I'm saying? Like, where's that Jesus piece you used to rock? Not that Shuttlesworth. With them fake chains we used to wear. Yo, but that's my point. Yo, let me get you some nice jewels, huh? Make it flossy. Get you a new whip, something that the hood will love. Let's remind these fools that you the Harlem Renaissance up in this piece. Get a club, I don't know, something. Just throw your weight around, man. I mean, at least get me some, too. Yeah, and get some nice free bet, too. Nah, but for real, in all seriousness, you think it's that bad? Yo. Cats be laughing at your corny commercials, B. Come on. But that's what I'm saying. Yo, we could change all that. Hey, now, I know CC's your manager and all, but everywhere she leads, you can't always follow. Praticamente credo che Vic si stia lamentando che non si piazzino degli investimenti più ingombranti per l'immagine di Miracle. Let me take care of everything. You're the CEO, I'm the CFO, Chief Flossing Officer. You hit me with that bread and I got you. Mi dispiace un po' per questo aggiornamento, intanto arriva CC. CC? Freak, can I talk to you for a second? Yeah, what up? In private? CC, go ahead. Okay, well, I thought we were supposed to be having a private meeting today to discuss business. Cece, what you think we're doing? Am I talking to you? You know what? Y'all ain't talking business. Y'all talking nonsense. We were actually discussing the questionable nature of the promotional strategy that you and Dom have employed on Freak's behalf. Now, it doesn't necessarily resonate with his core fan base, primarily due to certo, però non bisogna neanche andare a spendere soldi ovunque e fare una pubblicità negativa, cioè bisogna andarci un po' con i piedi per terra, diciamo. Secondo me questa è la mia, è il mio pensiero, ecco. Yo, what Yvette said, 4 times 25, 100. Oh, so now you know your times tables. Yvette, occasionally proving that you're articulate doesn't mean you have business acumen. Beyond, of course, your clear mastery of basic arithmetic. We all know you can add up how much Freak makes. Okay, Cece, that's enough. No, you know what, Cece? You're absolutely right. Freak, and speaking of basic arithmetic, how much of Freak's money do you take? Okay, I mean, what did I just say about Team Freak? A manager? What did I just say about Team Freak? Attenzione perché prendono schiaffi tutti. Here are me and you. Oh, you know what, Cece? This isn't the womb, okay? It's not just you and Freak. Speaking of, how's that going for you? Hey, come on. Oh, snap! You gonna let her talk to me like that, really? You need to check her now. Yo, check her now. Yo, I'm out. You know what? I think I'll join you. No, darlings, please. Please, have a seat. I would just love to hear what you all were just discussing. Better yet, let me guess. Hey, yo, I'm saying, dude, what you need to do is hit up these parties. Yeah, you need to show these fools how you still have mad love for the hood. Get you some flossy jewels. Make sure every time they see you, whistling the new whip. Better yet, let's get us a dealership or a club or something. Never mind the house you promised your twin sister, you promised you get for your parents who are still in the projects where you left them. Yo, that's not fair. I ain't leaving my ass. Hey, and you know I'll never leave my parents in projects. Thing, fam. I'll take care of everything. All you gotta do is break me off with that bread. Beh, effettivamente la sta mettendo sotto un piano. That's what I thought. Più aggressivo. Più realistico. Wow. No, CC? Ma io sarei stato dalla parte di CC comunque in questo momento, poi magari sbaglio. Ma credo che sia meglio che tu vada a casa. Continuiamo qui. Stai chiedendo me di lasciare? Yes. Sì. Hey, yo, Freak. It's all good, man. As a matter of fact, CC, I know you don't like me. You never have. I don't know what I ever did to you. But at this point, does it really matter anymore? Caspita, mi dispiace di questa scritta che copre il dialogo, però vabbè. Really, credo che si sia intuito abbastanza e poi, comunque, say, avrete visto questi dialoghi mille volte. E anche se molti mi dicono di saltare i video, ragazzi, assolutamente no. C'è una storia sotto e va seguita. Intanto sullo schermo c'è NBA 2K, Cleveland contro Golden State Warriors. Però, io ripeto, mia opinione personale ovviamente, io non avrei apprezzato le parole di Vic.
Mi fido di più della gente Pagnari. I don't put anyone above you, not even myself. You sure about that, Cece? What would you just call all this? I mean, you come in here blowing up my spot and you insult my brother? He's not our brother. You disrespect my woman. He's trying to protect you. From who? From the likes of you? But you don't think I realize that I have vultures and blood-sucking leeches in my life? Don't think I realize that you're one of them? Bloodsucker? Yeah, but you know what? That's what I think the problem is. Because you realize you're no better than them and you're ashamed. But in fact, you're worse because we share the same blood. And just because they don't have the same blood, che vogliono il bene di Miracle, questo è ovvio, però yeah, their love might be flawed, bisogna anche capire determinate cose, cioè forse Vic l'ha messa giù un po' troppo. Non lo so, gioielli, soldi, giro di soldi. Non dovrebbe essere quella la cosa importante per Freak in questo momento. I take care of him, and in return he looks out for me in places you know you can. And as much as you don't want to hear this, Yvette, she is the eye of the storm in my life right now. She is my only calm. She's my peace, my shelter. I use these people and they use me. I just don't call it that, Cece. I don't call what you do using me, I call what you do caring for me. Forgive yourself and forgive them for using the resources at their disposal to get what they need. And what you need to learn to do is just trust me. Okay, I've always had a good judge of character, even before I was born. Remember? Because I chose to come in this world with you. That's right. It was me and you in the womb just kicking it. Right? Right? I was born first. Yeah, you were. Swish. Ma vabbè. Some people say you just a hanger on, that you're a leech. Why is that the word? Because people just don't know. They be hating. They be hating. They hating on my game. They hating on our friendship. See, FOF, friend of Freak. See, nobody got that like I do. And everybody else wants that. Who doesn't? But that's my boy. I'm in that spot. That is my lane. And everybody else just gotta make way for that, you know? That's him, but who are you? Nah, man. I got my own life, you know? People think I'm just sitting back and riding on him, but that's not the case, yo. I got dreams. I got dreams, yo. See, my boy knows. There's two ways that I could do this. I could do it a legit way, or I could do it the crooked way. And I'm really, really, really trying not to do it the crooked way, but Freak can't help me do that. He could put you on? Maybe. You gotta do what you gotta do when you need to do it to get ahead. Mm-hmm. And that's what I do, and I'm just really good at it. What can I say? I get by day, step by step. Bene ragazzi, eccomi qua al campetto, mi dispiace un pochino per questa scritta che vedete lì in basso, aggiornamento richiesto, perché ha rovinato anche le scene di intermezzo della storia e la cosa mi ha dato alquanto fastidio. Questo succedeva anche con 2K15 di questo aggiornamento richiesto del piffero e sinceramente la cosa mi dà parecchio fastidio, però credo proprio che si sia capito, diciamo, quello che è successo, quindi non mi resta che dirvi, ci vediamo nel prossimo video. Bella!